diverse migliaia di musulmani vivono intorno alla moschea centrale, in quella che era una delle principali aree commerciali della capitale. Gli altri hanno già lasciato Bangui per dirigersi verso la zona orientale della Repubblica Centrafricana o verso un paese limitrofo. Mpoko, un campo nell'aeroporto di Bangui, è a pochi chilometri di distanza. Si è trasformato in una grande baraccopoli ed è diventata la casa di 30.000 cristiani. Le persone che si trovano ancora nel campo sono le più vulnerabili, non possono tornare al loro quartiere perché non è sicuro o perché hanno perso tutto, non hanno più una casa in cui tornare. Il 90% dei musulmani della parte occidentale del paese sono fuggiti all'estero. Quelli ancora in Repubblica Centrafricana sono intrappolati in zone franche, come la chiesa di Karno, dove circa un migliaio di persone ha trovato rifugio. Protetti dai soldati dell'Unione Africana, si trovano esattamente al centro della città, un'area prevalentemente sotto il controllo della milizia cristiana di autodifesa anti-Balaka. Se la pace tornerà, potremo andare a casa, ma non è rimasto niente. Le nostre case sono state distrutte. Tutto è stato rovinato o rubato. MSF gestisce cliniche sanitarie in luoghi come Karno, PK5 e Mpoko per assistere le migliaia di sfollati che, con la stagione delle piogge, sono ancora più vulnerabili a malaria, diarrea e infezioni respiratorie.